La tratta di esseri umani in Italia rappresenta la terza fonte di guadagno per le organizzazioni criminali dopo il traffico di armi e di droga, secondo il Ministero dell'Interno. E questo è il dato più importante emerso durante un confronto al Teatro Pirandello di Agrigento organizzato dalla Prefettura e moderato dal dirigente dell'ufficio immigrazione dell'ente prefettizio, Gabriele Barbaro. La tratta di esseri umani ha caratteristiche simili in tutto il mondo, reclutati nei paesi d'origine con la promessa di condizioni di vita migliori nell'Unione Europea, i migranti diventano spesso vittime di varie forme di sfruttamento sia in transito che nei paesi di destinazione. L'evento è stato patrocinato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia. Eccellenza, quale obiettivo si prefigge l'incontro di questa mattina, argomento di strettissima attualità, la tratta degli esseri umani? L'obiettivo è quello di formare coloro i quali devono trattare con i migranti, perché la tratta propriamente detta è un reato e quindi è materia dell'autorità giudiziaria. Non a caso oggi fra i relatori uno dei più importanti è proprio il procuratore della Repubblica di Agrigento, il dottore Di Leo. Ma per arrivare all'attività giudiziaria è necessario avere gli occhi aperti, sapere intercettare quelli che sono i segni, i segnali, le tracce del fenomeno della tratta e quindi gli assistenti sociali, gli operatori dei migranti, ecco, tutti questi mediatori devono essere preparati. Questa è un'attività formativa, avviene dentro un teatro, una cornice molto bella, normalmente dedicata agli spettacoli, non per il prestigio dell'attività in sé, quanto per la necessità di raccogliere tante persone in un luogo che peraltro ha una meravigliosa acustica, essendo stato costruito all'epoca con le migliori intenzioni. L'obiettivo è quello di fare riflettere gli operatori del settore, ma non soltanto, perché ci sono anche degli studenti qui oggi, sul fatto che il fenomeno dell'immigrazione, nella sua accezione più positiva, è quello dell'integrazione, dell'inserimento sociale e lavorativo dei migranti. Ecco perché il contrasto al fenomeno della tratta è fondamentale per evitare quelle che sono le conseguenze negative di questo fenomeno, cioè lo sfruttamento lavorativo e lo sfruttamento sessuale di queste persone. Quindi nel momento in cui si va a sensibilizzare l'opinione pubblica sul contrasto a ciò che è negativo dell'immigrazione, ecco, possiamo cominciare a entrare in un'ottica un'ottica di inserimento sociale dei migranti nella prospettiva di un coinvolgimento nel contesto economico-sociale italiano, però in senso positivo. Questa mattina, sindaco, un confronto sulla tratta degli esseri umani, argomento di strettissima attualità. Sì, un argomento importantissimo. È importante anche che le scuole vengano convocate per far conoscere proprio ai ragazzi quello che succede nel Mediterraneo e anche, diciamo, in Africa. Io porterò la mia testimonianza proprio da medico che ha visitato tantissimi migranti per più di 30 anni e racconterò loro anche la mia esperienza e la loro esperienza. Mi ricordo benissimo che facendo un'anamnesi del viaggio scoprivo che addirittura dei migranti avevano 3, 4, anche 5 anni di viaggio alle spalle, quindi molti partivano da minorenni e arrivavano poi nelle coste italiane maggiorenni. Quindi questa è stata una grande piaga, lo è tuttora. Penso che affrontare questo argomento sia fondamentale anche per far conoscere ai nostri poi futuri governanti quello che succede attualmente. Oggi si parla di tratta degli esseri umani, un tema di strettissima attualità. Il tuo pensiero, la tua considerazione? Sì, per me sono eventi molto interessanti perché siamo in un clima molto critico, è meglio che noi ci sediamo, ci parliamo, ci troviamo un punto di incontro per trovare le soluzioni per risolvere questi tanti problemi. Ormai non c'è più questa differenza, è meglio di trovare soluzioni dei problemi che ci sono intorno, che sono tantissimi problemi al momento ora. Com'è cambiata negli anni la tratta degli esseri umani? Sì, le cose sono molto cambiate, hanno fatto molti progressi, però ci serve ancora da lavorare, da crescere più mentalmente, di cercare di parlare a tutti, di ascoltare tutti, così le cose possono andare bene.